Yolanda Zit. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato questa vostra giornata? Spero bene. Pasqua si avvicina, piano piano piano. Se non mi sbaglio, quando è Pasqua, ragazzi? Scrivetemelo giù nei commenti, mi pare il 5 aprile o il 4 aprile. Ho trovato dei pasqualoni, ma non originali, quindi dei pasqualoni con delle etichette un po' strane, con dei prodotti all'interno strani, quindi sono un po' fakeucci, insomma. Cosa troviamo all'interno e che sorprese si celano all'interno di questi pasqualoni? Se vi piace l'apertura dei pasqualoni, lasciate un bel pollice in su. A 1500 like, forse anche a 2000 like, andiamo ad aprire nuovi pasqualoni tipo come questi. Prima di iniziare questo video, facciamo una cosa. Indovinate da quale pasqualone io inizierò. Mi raccomando, bloccate il video in questo momento. Scrivetemi giù nei commenti da cosa inizio. Dal pasqualone di Elsa, quindi bianco, o dal pasqualone unicorno, quindi rosa. Vi do 3 secondi di tempo per indovinare. Non fate i furbi, scrivetelo giù nei commenti. 3, 2, 1. Secondo voi da quale pasqualone fake comincio? Io inizio da questo di Elsa. Ma prima ancora vi volevo rinnovare l'appuntamento sul mio sito. Il 12 di marzo troverete sul mio sito questo, che è il mio uovo di Pasqua slime, più tutti i miei kit slime di Pasqua, più tutte le novità che ci saranno appunto nel mese di marzo. I miei rifornimenti pasquali del mio sito saranno il 12 marzo, il 19 ed il 26. Sono molto 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 curiosa di vedere dentro cosa troviamo. Allora, nella descrizione del prodotto c'era scritto che c'erano sorprese miste. Ora, noi andiamo a pescare ovviamente un po' a caso, ragazzi, perché cioè io veramente tipo scioccatissima. Allora, vado ad aprire lievemente e vado a mettere la mano all'interno di questo pasqualone senza vedere cosa c'è. Allora, oh, che bello! Adoro! Allora, abbiamo trovato una prima cosa, che è un quaderno. Ma io amo da impazzire. Voi lo sapete che io sono fan di Frozen. Che bello, ma è originale Disney, adoro. Allora, quindi prima cosa, quaderno di Frozen. Vediamo ancora. Che cos'è? Aspettate, aiuto, mi sto spoilerando. Ma quante sorprese, oddio, non me l'aspettavo. Allora, qua abbiamo... Ma che bellissimo che io queste cose non ce l'ho! Allora, qua abbiamo un completino, ma questo è per bambini, ovviamente. Qua abbiamo un completino di un mini cicciobello. Il mio cervello esplode, ma è bellissima questa cosa, ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? C'è un mini completino, vedete, di cicciobello, c'è scritto qui, ma è pure originale, ma stiamo scherzando? Ma io adoro, ma è bellissima sta cosa. Aspettate, ancora. Ah, non mi volevo spoilerare. Oh, adoro, raga. Io queste cose penso che, non lo so, me ne terrò per me. Alcune cose, alcune le regalerò, boh. Vediamo, io vi dico solamente che di questi pasqualoni un po' così con le sorprese strane ne ho altri 2. Quindi tanti like per vederne ancora. Allora, è uscita dall'interno una collana. Cioè, raga, questi pasqualoni sono così, però all'interno ci sono comunque delle le sorprese originali. Io sono scioccata, non li ho pagati neanche tantissimo, tipo 10 euro. Sono scioccata. Allora, c'è una collana che è stupenda, sembra fatta tipo con la resina plasticosa, con Elsa, ovviamente questa è molto per bambini, però è bellissima perché c'è anche la confezione originale con Anna ed Elsa sopra. Allora, ancora. Vabbè, a questo punto apriamolo così. Cosa abbiamo trovato? Vediamo. C'è la penna. C'è una penna! Oh, questa me la tengo per me, raga, col cavoletto. Questa me la tengo per me. C'è la penna di Frozen di Elsa! Ma è bellerrima! Aspettate, oddio! Ma che è? Ah, ok, perfetto. C'è la penna di Elsa! È bellissima! Ma, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma è bellissima, scusatemi, io devo vedere se scrive sul quaderno. Proviamola sul quaderno. Vediamo, vediamo, nome... Yolanda, scrive ed è anche una penna nera. Adoro, da morire, bellissima.
Ok, la userò per segnare tutti i miei slime e i miei cose del restock, adoro. Ed è uscita una pochette. Questa la regalo, ovviamente. È uscita una pochette di Elsa. Oh, è carina, ma è fatta bene. Raga, sono tutte cose originali. Ma stiamo scherzando? Però, ma che bella! Cioè, c'è la pochette di Anna ed Elsa, vedete? Una bella borsettina. Io fino ad ora non sono soddisfatta di più. Ci sono i 10 euro più ben spesi della mia vita. Poi vediamo. Oh! Scherziamo? Scherziamo? La sacca di Frozen. Questa è mia, assolutamente. La sacca di Frozen. Col faccione di Elsa. Ma è bellerrima. Cioè, ciaone proprio. Vabbè, poi è uscito questo set cinesoso, ovviamente, di cuscinino per bambini. È bellissimo anche questo, cioè, ve lo giuro ragazzi, io queste cose, sì e no, da bambina ne avrei avuto forse uno, avrei proprio sognato infinitamente di avere questo. Allora, via la mia età, chi è no, che non ha mai avuto queste cose tipo cuscinino, cosine? Adoro, adoro. Troppo bello, cioè, voto 10 a questo pasqualone. Un altro quaderno bellissimo che hanno avuto anche la cura di metterne due differenti. Io dico a questo pasqualone, pagato 10 euro con sorprese misteriose, voto 10. 10 euro, voto 10. 10, assolutamente. Ma non scherziamo proprio. Andiamo ad aprire invece l'altro, che è quello unicorno. Siete d'accordo con me? Ho tolto tutti i cosi. Allora, mettiamo la mano all'interno e vediamo cosa troviamo. Oh, un altro completino di Cicciobello. Ovviamente, ragazzi, i doppioni ci devono sempre uscire perché poi uno che ne sa. Cioè, io ne ho comprati tutti quattro. Io spero che negli altri due non mi escano le stesse cose. Credo di no, perché uno è di Harry Potter e un altro è di Topolino. Quindi non vedo l'ora di aprirli. Poi vediamo. Che cos'è? Aiuto, vabbè, raga, li apro, basta. Oh! Ho visto già delle cose fantastiche. Allora, questo è un giochino con i cinesosi, ma io lo voglio aprire. Sti cavoli. Apriamolo, cos'è? È una chitarra! Adoro! Wow! Diventerai una star, vedrai una celebrità! Poi, unicorno. Allora, raga, io sono scioccata perché sono i 10 euro più ben spesi della mia vita. Allora, ma a parte è fatto benissimo, ma poi, cioè, il packaging che è proprio bello, mi sono uscite delle matite con gomme da cancellare unicorno. Vedete quanto sono belle. Ma scherziamo? Poi, questo. Che bello! Sono delle. Lo sapete la mia passione per le bolle di sapone? Sono delle bolle di sapone con gli unicorni sopra. Yuki va pazza per le bolle di sapone. La farò giocare con le bolle. Che a voi piacciono le bolle di sapone? A me tanto, sono patita per le bolle di sapone. Il mio cuore è vostro. Poi, raga, c'è. Raga, c'è un plaid. C'è un plaid. Ma io, c'è. Mi alzo, aspettate. Ma di cosa? Cioè, no, ragazzi, io sono scioccata. Vi posso dire una cosa? Io mi aspettavo delle cinesate assurde da questi pasqualoni. Invece no! Invece no! Ma è bellissimo! E ovviamente una. Questa è mia! È una sacca unicorno tipo come quella di Elsa ed Anna. Io ci andrò in giro con questa cosa, sappiatelo. Voi mi conoscete, ma forse non mi conoscete così bene. Perché voi dovete sapere che io vado in giro con le cose di Sailor Moon, con le cose unicornose addosso, con le cose dei miei Little Pony. Quindi, cioè, uscire con una sacca del genere non mi fa né caldo né freddo, non avrei paura di niente. Siete sempre voi stessi, ragazzi. Se volete uscire con gli unicorni addosso, uscite con gli unicorni addosso. Fregatevene di quello che dicono gli altri. Comunque, cioè, io. Scioccata, perché questi sono i pasqualoni più belli che io abbia mai aperto. Credevo in una fregatura, in una delusione, delusione col punto interrogativo, e invece sono i pasqualoni più belli di sempre. Sono uscite delle sorprese fantastiche, sono contentissima. Voto 10 più a questi pasqualoni, adoro. Voi cosa ne dite? Cioè, sono scioccata. Veramente. Grazie mille a tutti per aver visto questo video. Io spero che vi sia piaciuto, ovviamente intrattenuto e strappato un sorriso come sempre.
Vi voglio bene, amici miei. Vi mando un bacione, un abbraccione. E noi, come sempre, ci vediamo domani con un nuovo video di slime, sempre sul mio canale, sempre alle 14:30. Bye!